Un piccolo paese del sud in crisi per la chiusura di una fabbrica, sconvolto dall'arrivo di un gruppo di artiste di burlesque. E la storia di Pane Burlesco, opera prima del regista Manuela Tempesta. Il film esce domani nelle sale cinematografiche. Protagoniste del lungometraggio, interamente girato in Puglia in 5 settimane tra Monopoli, Bari, Modugno e Fasano, Laura Chiatti, Sabrina Impacciatore e Caterina Guzzanti. Alcune scene sono state girate ad Antenne Sud nello studio del TG, trasformato in sala casting. Una commedia tutta al femminile, in stile Full Monty, scritta dalla stessa regista con Massimiliano Bruno, sceneggiatore dei film di Fausto Brizzi e regista di Viva la libertà e Nessuno mi può giudicare, vincitore del Nastro d'Argento 2011 come miglior commedia. Pane Burlesque racconta il ruolo della donna all'interno della famiglia, rivelandone fragilità e punti di forza. Le protagoniste affrontano le sfide senza mai tirarsi indietro e osano scelte controcorrente. Prodotto da Italian International Film con Rai Cinema, distribuito da 01 Distribution, il film è stato finanziato da Puglia Film Commission con un contributo di 180.000 euro. La ricaduta sul territorio è di 903.000 euro. La forza lavoro pugliese impiegata per la realizzazione dell'opera è stata di 15 unità.